In settimana la prima commissione ha svolto un'audizione di SCR Piemonte della Fondazione 20 Marzo sullo stato di attuazione della gestione dei fondi post-olimpici. In commissione urbanistica è proseguita l'informativa dell'assessore Alberto Valmaggia sul regolamento edilizio tipo. Le commissioni Ambiente, Urbanistica e Sanità si sono poi riunite in seduta congiunta su richiesta del Movimento 5 Stelle per discutere della localizzazione del nuovo ospedale unico della SL Torino 5, oggi individuato in località Cenasco Movi Centro, tra Trofarello e Moncalieri. In commissione Ambiente, infine, è proseguita la discussione del disegno di legge sulla gestione dei rifiuti, mentre la commissione Cultura ha svolto un sopralluogo al Museo regionale di Scienze Naturali di Torino. Oltre 5.000 domande per il servizio di conciliazione, più di 4.600 udienze, risoluzione delle controversie nell'80% dei casi. Sono i numeri dell'attività 2016 del Comitato regionale per le comunicazioni, presentati in una conferenza stampa a Palazzo Lascaris. Domenica 5 marzo in Piazza San Carlo a Torino torna Just a Woman I Am, evento sportivo di sensibilizzazione sulle tematiche legate al mondo della donna e della salute, organizzato dal CUS Torino con Università e Politecnico e il patrocinio del Consiglio regionale. Si è svolta a Palazzo Lascaris la presentazione del corso di formazione sui temi dell'Unione Europea per amministratori e funzionari di enti locali del Piemonte, organizzato dalla Consulta Europea e dalla Consulta delle Elette del Consiglio regionale con lo IUSE, Istituto Universitario di Studi Europei. Prosegue la collaborazione tra il Museo regionale di Scienze Naturali e il Consiglio regionale del Piemonte con la rassegna Collezioni Minime a Palazzo Lascaris. Il primo appuntamento del 2017 è con la sezione di paleontologia del museo.